ragazze, bentornati sul mio canale. Questo è il nostro appuntamento dei prodotti finiti di agosto. Ebbene sì, siamo arrivati anche ad agosto, come sempre i prodotti sono tantissimi, ma prima di cominciare vi voglio dire che sulle labbra ho un rossetto ultra matte scusate, del marchio Trend It Up di del DM nella colorazione 479 matte, questo fucsia spettacolare. Come sempre questo video è in collaborazione con la mia carissima amica Stefania L. Vi lascerò il link nel sovraimpressione e il link del video gemello al mio giù nell'info box giù nell'info box, se vi fa piacere andate a spulciare. E come sempre ogni mese ho tantissimi prodotti da farvi vedere. Allora, questa è la prima bustona. Cominciamo subito. Allora, abbiamo terminato il Listerine difesa denti, gengive e colluttorio da un litro. Questo è un colluttorio che ci piace tanto, soprattutto da Andrea. Io lo devo utilizzare a giorni alterni perché ho i denti sensibili. Comunque ci piace molto, lo ricompriamo spesso, lo vedete spesso nei miei prodotti finiti. Questo era da un litro, formato convenienza, e spesso viene venduto con il suo mignon. Ci piace e io continuo a ricomprarlo per Andrea. Poi abbiamo terminato il detergente mani Romance in Paris, questo qua alla rosa della Sienne, e sono 500 ml di prodotto, molto buono, era una consistenza in gel, non seccava le mani, faceva tantissima schiuma, lavava benissimo le mani nonostante magari i lavaggi frequenti in cucina o in bagno, molto buono. I detergenti mani della Sienne costano poco e sono validi, amen. Poi terminato il bicarbonato di sodio di Solvay, questo qua io lo utilizzo per tantissime cose, lo utilizzo quando ho cattiva digestione, insieme faccio un cucchiaio di bicarbonato in un bicchiere d'acqua insieme al limone, mi fa digerire, oppure lo utilizzo nei pediluvi, nella lavatrice per togliere gli odori, oppure anche per la spugna di mare per pulirla meglio. Mi piace il bicarbonato, non manca mai a casa mia. Poi detergente intimo, ho terminato questo di Io Bio, detergente intimo biologico, certificato vegan, testato al nickel, certificato IAP, 100% prodotto naturale, 300 ml, lo potete trovare da Tigotà, costo meno di 4 euro, conteneva estratti biologici di timo, achillea, tea tree, rosmarino e lavanda, molto buono. Devo dire che era veramente purificante antibatterico, io lo utilizzavo soprattutto nei momenti del ciclo, ma devo dire che questo è un detergente molto strong, si è comportato bene, però sentite proprio la zona leggermente sgrassata, passatemi il termine. Non andava a seccare la zona e le mucose, però ecco, si sentiva che era un detergente veramente strong. Ad Andrea è piaciuto, aveva una consistenza in gel, ne bastava veramente poco, faceva tantissima schiuma e quindi posso anche ricomprarlo. Si è ballato il gatto che gira qua vicino. La sagra dei bagnoschiuma, allora, terminato il bagnoschiuma bagnetto biologico corpo e capelli dei provenzali, questo qua mi è piaciuto tantissimo, anche se devo dire che è un bagnoschiuma veramente delicato, veramente delicato, fa pochissima schiuma, lascia la pelle molto morbida, però ecco, se lo devo pensare per una detersione dopo una giornata di lavoro, questo bagnoschiuma non mi basta perché non toglie effettivamente tutti gli odori. Però come bagnoschiuma da lavaggio frequenti di estate, quando ci facciamo 3 docce al giorno, non seccava assolutamente la pelle ed è stato fantastico. Però ripeto, per una detersione proprio profonda, serale, dopo una giornata di lavoro, non basta. Poi il mio ragazzo ha terminato Fresh Nature di Alverde, questo qua. È un doccia gel shampoo, contiene frumento di zucchero e estratto di menta e le radici di calamus, non so cosa sia, è un detergente 3-in-1, si poteva utilizzare sul viso, corpo e capelli, lui l'ha utilizzato in tutti e tre modi, gli è piaciuto tantissimo, infatti avete visto anche nell'altro video
del giretto dal Dia, me ne ho presi altri, costano veramente poco, tra l'altro sono prodotti certificati Natru, ottimi, 1,99 euro prodotto biologico. Poi sempre lui ha terminato un altro bagno doccia 3 in 1 gel di Alverde, questo con estratto di guaranà e ginseng. Questo le è piaciuto, però non gli è piaciuta molto la profumazione perché dice che non persistiva molto sulla pelle, però era un gel più denso rispetto agli altri, faceva tantissima schiuma, non faceva seccare la pelle, quindi lui comunque si è trovato bene, l'unica cosa è che non lasciava tanto profumo. Io ho terminato invece il doccia schiuma micellare setificante fior di cotone olio di jojoba di Biolis Nature. Questo è un prodotto che mi è piaciuto come bagno schiuma, infatti non è un prodotto biologico ma non contiene tutte queste schifezuole qua. 98% di ingredienti naturali, buono, lavava molto bene, era ottimo anche per un lavaggio serale dopo una giornata di lavoro, toglieva tutti gli odori, l'unica cosa che sotto la doccia prendeva la profumazione di ospedale, cosa che a me non piace, però come bagno schiuma è stra delicato, costa veramente una cazzata da Tigotà, potrei ricomprare in altre varianti. Sempre io ho terminato il shower gel brezza marina di BioHappy. Questo è un prodotto biologico certificato Natru, mi è piaciuto molto, un gel molto denso, anche se ha una profumazione neutra. So che la crema corpo ha una profumazione più intensa, questo era veramente neutro, faceva tantissima schiuma, non seccava assolutamente la pelle, ne bastava poco perché si amalgamava benissimo con l'acqua e si riusciva a massaggiarlo e stenderlo dappertutto. L'ho utilizzato anche nelle parti intime perché io quando mi faccio la doccia mi lavo con un unico prodotto e questo non mi ha dato assolutamente fastidio. Costo veramente piccolo per 200 ml di prodotto, molto buono. Poi sempre bagno schiuma, ho terminato il bagno schiuma di Pervason, lavanda bianca e foglie di oliva con estratti biologici. Questo è un bagno schiuma da 500 ml, lo potete trovare dalla Lidl. Costo 1 euro e qualcosa, l'ho pagato, non mi ricordo. Qua c'è scritto extra delicato. Sì, mi è piaciuto, la profumazione era molto buona anche se il tappo dopo un po' si è scassato, era un gel un pochino più denso, faceva tantissima schiuma, l'unica cosa è che questo prodotto non lo potevo utilizzare nelle parti intime perché mi andava a seccare la zona, per il resto gambe, braccia, pancia, insomma non mi è andato a seccare, molto buono, ne ho altre due varianti in scorte, amen. Poi il mio ragazzo ha terminato il gel detergente sfogliante di Vrochet Energy Home, sì. Lui lo tiene sotto la doccia, si fa l'esfoliazione ogni due giorni e dice che si trova bene, gli rende la pelle più pulita, più liscia, amen. Sapete che gli uomini non hanno tantissime pretese. Poi sempre noi due abbiamo terminato la mousse. La schiuma da barba di Sensitive Home di Vrochet, questa qua la utilizzo anch'io per depilarmi le gambe e le ascelle, molto buona, molto delicata, non fa incarnire i peli, il rasoio scorre che è una meraviglia, la stessa cosa è per Andrea, si trova molto bene, non ha mai avuto i peli incarniti o irritazioni, rossore eccetera eccetera, e la stessa cosa vale anche per me, ottimo da utilizzare in due, il costo è circa 4-5 euro ma ci può stare. Allora, con la bustona qua. Poi ho terminato l'acqua profumata petoli di rugiada di Comme un Parfum. Questa è un'acqua profumata che io ho utilizzato per profumare gli ambienti e non per profumare il corpo, perché semplicemente a contatto con il mio pH non mi è piaciuto, invece nell'ambiente aveva una profumazione molto fresca, molto fiorita, molto estiva ma non stucchevole, quindi ci stava benissimo, lo si poteva utilizzare anche sulle tende così e il profumo rimaneva, non sapeva di vecchio, non puzzava dopo un po', quindi mi è piaciuto, ne ho altre, devo dire che ce n'è solo un'altra che con il mio pH non è che ha un buon profumo, la utilizzerò per gli ambienti ma costa 99 centesimi dai cinesi, ragazze, top. Poi abbiamo terminato AZ ricerca completa al dentifricio, non è uno dei migliori ma devo dire che lasciava la bocca mediamente fresca, ci è piaciuto, noi compriamo generalmente quello che c'è in offerta.
Io compro spesso, cerco di comprare dentifrici che magari sono più delicati perché ho le gengive sensibili, però quando c'è, c'è. Cestino, latte solare biologico protezione 30 di Omia, questo qua l'avevo comprato l'anno scorso, ha solo il PAO di 6 mesi, quindi lo cestino è bello pienotto. L'anno scorso l'ho utilizzato poco perché al mare ci sono stata poco e niente, devo dire che non mi è dispiaciuto, ma sicuramente non lo potrò utilizzare. Poi vediamo, passiamo al corpo, sì, no? Il profumo di Armani, non so cosa, di quale linea, questo è stato il profumo che ha terminato Andrea, molto buono, aveva una profumazione maschile un po' speziata e un po' persistente, a me non dispiaceva, però io non adoro questi profumi forti, su di lui si sì, durava molto, ma è un profumo che proprio non l'ha fatto impazzire, detto che non lo ricomprerà. Passiamo al corpo, terminato olio Super Monoi Gold, olio universale resistente all'acqua di Taffy. Questo mi è piaciuto molto, l'ho utilizzato sia per il corpo, sia per i capelli, sia al mare che dopo la doccia, sia al mare per proteggere i capelli, sia dopo la doccia. Mi è piaciuto molto, ha protetto benissimo, benissimo i capelli, me li ha nutriti, me li rendeva lucidi, sul corpo mi andava benissimo a nutrire e setificare la pelle, potrei anche ricomprarlo per l'estate prossima. Sempre olio terminato, olio secco viso e corpo di Belta Bios, questo qua al riso, che poi all'interno contiene anche olio di jojoba certificato ICEA. Questo prodotto è stato un prodotto che mi ha corteggiata perché inizialmente non mi è piaciuto per niente, aveva il flaccone con il suo spruzzino, all'inizio non mi è piaciuto per niente perché aveva una consistenza un po' troppo corposa per un olio secco e sulla pelle bagnata non si assorbiva mai. Poi me ne sono innamorata quando ho cominciato a utilizzare questo olio abbinato ad una crema sulla pelle asciutta e lì è cambiata la musica. La cosa che io adoro di questo prodotto è la profumazione, è semplicemente ottima, un prodotto fantastico da miscelare con una crema che non vi dà soddisfazione oppure non è molto nutriente, utilizzate un olio del genere perché comunque si è corposo ma non tanto quanto un bel olio nutriente, mi è piaciuto e potrei anche riportarlo. Un altro olio che ho terminato, ormai non vi sto più tanto a spiegare, è il Talasso, l'olio Talasso protettivo contro le smagliature, cicatrici eccetera eccetera, questo qua contiene olio di mandorle dolce, estratto di alare e curente, estratto di spirulina eccetera eccetera, insomma questi estratti qua, mi è piaciuto molto, l'ho utilizzato, non so, sarà quarta confezione che utilizzo, mi rende la pelle molto morbida, vellutata, liscia, leggermente tonica e compatta, mi piace un casino, io l'ho adorato e quindi continuerò a ricomprarlo sempre perché in offerta lo trovo da Simply a 4,99 euro insieme a monodose di fango e monodose di scrub, quindi super conveniente. Poi che cosa ho terminato? Ho terminato il gel d'aloe di Dr. Organic, questo era con cucumber, con la calendula e cetriolo, molto rinfrescante, era un gel che non creava i pallini del classico gel d'aloe, grazie a questo mix andava a idratare e lenire molto la pelle, mi permetteva dopo di applicare la crema, quindi l'ho utilizzato praticamente come siero per il corpo, diciamo. L'ho utilizzato al mare, l'ho utilizzato anche qua contro le punture di zanzare, si contiene l'alcol ma non mi ha dato assolutamente fastidio, potrei anche ricomprarlo perché è stato veramente veramente fantastico. Tenuto in frigo mi dava veramente un sollievo alle gambe quando avevo le gambe molto molto pesanti. Sempre per il corpo ho terminato l'esfoliante corpo scrub di Dermolab, pelle purificata e rigenerata, questo qua non mi è piaciuto per niente perché comunque era una crema con questi microgranuli che non si sentivano ma erano tantissime anche nel massaggiare, non facevano un'esfoliazione come pretendo io da uno scrub e soprattutto si infilavano dappertutto e non riuscivo a sciacquarlo, e quando dico tutto, non lo ricomprerò assolutamente, infatti ve l'ho bocciato. Come scrub ho terminato anche lo scrub, il mio amatissimo scrub di Bioficina Toscana, scrub ricco all'olivello spinoso, mi è piaciuto tantissimo, anche se non è uno scrub ma più è una coccola, un gommage, ma non importa. Profumazione paradisiaca, sono 150 grammi certificato IAP, costo 15 euro,
Era uno scrub in questa pasta ben ummettata, questa pasta era ricca, ricca, ricchissima di oli, se questo è l'indice se vi può interessare. Mentre lo massaggiavo faceva una micro e leggera esfoliazione, veramente una coccola, quindi secondo me per le pelli sensibili è adattissima, anche per le pelli secche. Mentre lo si massaggiava gli oli penetravano nella pelle, quando sciacquavo il corpo avevo la pelle fantastica, liscia, morbida, il profumo era paradisiaco, veramente veramente straottimo. Io vi consiglio la crema e questo scrub perché è fantastico. Poi ho terminato sempre per il corpo la lozione corpo di Nakomi all'olio di macadamia, olio di cocco senza allergeni, coloranti, parabeni, effetto rassodante anticellulite. Di effetto rassodante anticellulite non aveva niente, la profumazione era fantastica, era una lozione corpo quindi molto molto fluida, l'unica pecca che faceva tantissima tantissima scia bianca anche con poco prodotto. Per questo non lo ricomprerò, però abbinandolo con un olio la scia bianca si ammortizza, sì, andava a idratare la pelle, andava a nutrirla grazie all'olio, nulla di spettacolare, quindi anche no. Poi, sempre per il corpo, ho terminato la crema corpo aromatica di Tesori d'Oriente, questa qua. Questa era senza parabeni, oli minerali, coloranti, ma conteneva gran siliconazzi. Terminata. È una crema molto corposa, però molto fittizia. Sì, andava a idratare, a nutrire, però il giorno dopo avevo lo stesso la pelle secca. Chi utilizza i prodotti bio lo sente che comunque sono prodotti siliconici. Il silicone puro lasciava proprio questa bella pattina, però non untuosa, ma si sentiva perché la pelle era troppo liscia, fin troppo bella. Infatti il giorno dopo tornava a fare quello che, a essere come lo era prima. Non la ricomprerò perché è strasiliconica. Il profumo mi è piaciuto tantissimo, quindi se non badate all'inci potete anche acquistarla. Terminata anche la crema corpo di Alchimilla 906090, questa è Ice. Io l'ho utilizzata più della metà, poi l'ho data a mia mamma, poi mi è ritornata indietro. Ce n'è ancora un pochino, ma non penso proprio di utilizzarla. Questa aveva un effetto freddo che per me è troppo. Io sono una persona che soffre di caldo e di freddo. Quindi questi ice li toglierò poco, non l'ho comprata, l'ho trovata in una box, questo mi faceva veramente venire la pelle d'oca e quindi per questo non lo ricomprerò. Come effetto anticellulite devo dire che lasciava la pelle molto compatta, molto liscia, levigata e rassodata, un pelino anche tonica. Mi è piaciuto l'effetto, potrei ricomprare la versione normale, anche se io non sono così... non ho questa fissa per la cellulite, sì, ho una leggera cellulite, me la tengo e amen. Tra l'altro, bevendo tanto e facendo acqua gym, la mia cellulite sta sparendo. Quindi, se vi piace l'effetto freddo, vi consiglio questa crema perché comunque è biologica e funziona molto molto bene. Per me è no, semplicemente perché non tollero il freddo. Poi ho terminato sempre dei solari. Tanto allora. Ho terminato l'acceleratore di abbronzatura di Natures, viso e corpo, con acqua unicellulare di arancia bio, olio di luffa, eccetera, eccetera. Molto buono. Questa era una cremina estremamente leggera da applicare sopra la protezione solare. Si assorbiva subito, ma poi si trasformava in olio. Devo dire che mi sono abbronzata più velocemente con questo prodotto, però non faccio tantissimo testo perché la mia pelle è già di per sé di facile abbronzatura. Comunque mi è piaciuto tantissimo, lasciava la pelle bella idratata, bella morbida e soprattutto nell'acqua non lasciava quei scioni oliosi, che è la cosa che mi disturba un attimo, scusate. Prossimo anno potrei ricomprarlo se andrò al mare. Terminato lo scrub corpo preparatore prolungatore di abbronzatura di Taffy, questo è uno scrub che mi è piaciuto tantissimo, certificato IAB, non testa sugli animali, eccetera eccetera, con olio di monoi, argano e acido ialuronico. Questo era uno scrub cremoso, era pieno fitto fitto di questi piccoli granuli che facevano un'esfoliazione pazzesca, non andava a graffiare la pelle ma era abbastanza profonda, non troppo profonda da farlo una volta alla settimana o ogni 10 giorni, ma non blanda come un gommage, si poteva utilizzare tutti i giorni. L'ho utilizzato tutti i giorni al mare, mi sono esposta al sole e non ho avuto nessuna scottatura, l'abbronzatura era omogenea, la pelle era bella liscia, bella anche morbida, non va a nutrire o
idratare, dopo dovete applicarla la crema, però devo dire che è un ottimo, ottimo scrub che volendo si potrebbe fare una volta alla settimana per le pelli molto sensibili. Per me andava bene anche tutti i giorni e sono stata contenta di averlo acquistato. Poi ho terminato la protezione solare 50 più di Natures, vi rimanderò al link sui solari. Ve l'ho messo nei prodotti finiti perché magari quelli che non hanno visto l'altro video ve la faccio solo vedere. Questa era 50 più per i bambini, proteggeva da UVA, UVB e raggi infrarossi, una protezione solare fantastica, di tocco secco, non bisogna spalmarla. Aveva questo erogatore intelligente che anche in testa in giù riusciva a erogare bene. Io l'ho utilizzata tranquillamente al mare, anche nelle ore più calde, non mi sono mai scottata. Ottimo, ottimo, ottimo. Tra l'altro ha un inci buonissimo, tranne i filtri che sono a pallino rosso. Sono ottimi solari. Poi ho terminato il latte dopo sole di Equilibra, senza parabeni, petrolati, silicone, eccetera, eccetera. Questo era con... aspettate, con olio di carota vitamina E, mi è piaciuto tantissimo, andava veramente a rinfrescare ma non effetto freddo, a lenire e ad idratare molto la pelle. Potrei anche ricomprarlo l'anno prossimo, mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi direi che con il corpo abbiamo finito, passiamo ai capelli e viso, che è un'altra bustona. Allora, capelli. Ho terminato, ho fatto due buste di Enne di castano scuro di Cadì, mi è piaciuto molto, la preparazione è la solita, l'ho tenuto in posa 3 ore e devo dire che comunque mi ha fatto un bel colore scuro, perché io volevo il castano scuro. Devo dire che dopo un paio di lavaggi il colore si è scaricato parecchio, ma comunque mi ha lasciato questi riflessi bellissimi castani ma anche un po' ramati, adoro, adoro. Mi ha aiutato tantissimo sulla cute, non ho più desquamazione, anche se ultimamente non ne soffro, però è una problematica che mi torna magari con lo stress o con il cambio di stagione. Non mi ha seccato i capelli, quindi potrei tranquillamente ricomprarlo perché mi piace veramente tanto. Poi, sempre per i capelli, ho terminato 2 shampoo. Ho terminato il Super Gold Shampoo Ristrutturante di Taffy. Questo è uno shampoo con pantenolo, semi di lino e... aspettate... non mi ricordo più. Vabbè. È uno shampoo biologico certificato vegan e Ayab, testato al nickel, molto buono. È uno shampoo da una profumazione paradisiaca, andava a togliere benissimo la salsedine, lo sporco, l'impacco pre-shampoo, oppure anche la protezione solare di Taffy per i capelli, perché comunque è un olio che andava poi lavato, non è che spariva. Un lavaggio tranquillamente, non mi andava a seccare la cute, non mi andava a desquamarla. Ovvio, dopo 2 giorni dovevo rilavare i capelli, però mi lasciava i capelli veramente morbidi, lucenti, fantastici. Io questo shampoo lo consiglierei anche alle persone che lavano spesso i capelli, vanno in piscina, i capelli sono sotto grande stress, utilizzate questo prodotto e vedrete che i vostri capelli non ne risentiranno questa problematica. Ottimo, 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 mi è piaciuto veramente tanto. L'altro shampoo che ho terminato è lo shampoo di Yesol Natural Bio, shampoo l'eucalipto e ginepro riequilibrante. Questo è un prodotto biologico certificato IAB, vegan ok, eccetera, eccetera. Lo potete reperire ad Attigotà, era uno shampoo con una consistenza abbastanza densa ma non troppo. Scusate, lo utilizzavo diluito e anche puro, devo dire che ne bastava solo un lavaggio, andava veramente a pulire benissimo la cute, l'andava a sgrassare proprio bene ma non l'andava a seccare, quindi il capello non si ribellava, non andava a seccare le lunghezze, cosa importante, lasciava i capelli veramente leggermente più purificati, detossinati se vogliamo metterlo anche qua, e leggere, rigenerati, molto lucenti, mi è piaciuto molto, costa una cacchiata ed è molto più buono rispetto ad uno shampoo al camilla. Lo potete reperire dal Tigotà. Ho terminato anche il balsamo l'eucalipto e ginepro, sempre di Yesol Natural Bio, molto buono,
anche se per il balsamo avrei cambiato il packaging, avrei messo un tubo perché il balsamo era veramente molto denso, ne bastava veramente poco, si incorporava benissimo con i capelli, formava quasi una mousse, quindi vi permetteva di districare tranquillamente i capelli ed era anche leggermente idratante. Non è il balsamo che fa tutto, però è un balsamo che districa molto bene e idrata i capelli. Mi è piaciuto molto anche questo. Poi sempre per i capelli ho terminato la maschera dopo sole riparazione intensa, l'olio di monoilino e pantenolo di Taffy, fantastica! Se cercate una maschera che fa tutto, ovvero idratare, nutrire, ristrutturare, disciplinare, lucidare i capelli, questa lo fa. Ne basta veramente poco, anche se per i miei capelli io utilizzo di più perché ho tantissimi capelli, sono lunghissimi, vi assicuro non mi è andata ad appesantire i capelli, mi andava a nutrire tantissimo, a reidratarli, a rivitalizzarli, a riportarli a nuovo, tant'è che al mare l'ho utilizzato tutti i giorni dopo l'esposizione al sole di sera, perché facevo tutti i giorni lo shampoo, tutte le sere, perché facendo il bagno io poi sono il pesciolino nuoto sotto l'acqua. Fantastico, veramente fantastico, i miei capelli sono tornati più sani di prima. Certificato IAB 200 ml di prodotto, e questa maschera credo proprio di ricomprarla più in là, perché è una maschera che utilizzerò anche non andando al mare. Ottima, avete i capelli secchi, sfibrati, senza forma, sciuppati, trattati, maltrattati, utilizzatela, vedrete la differenza. Passiamo ragazze al viso. Allora, al viso vi mostro, allora, due salviettine struccanti che ho terminato, Speedy Care, detergente con olio micellare, queste qua, mi sono piaciute tanto, mi piace molto il pack perché ha questa plastichina, struccavano molto bene, ovvero per struccare intendo il primo step, il togliere tutto, non mi andavano a pizzicare il viso, non mi andavano a arrossare neanche nella zona contorno occhi, mi sono piaciuti veramente tanto perché la pelle l'ho vista comunque abbastanza morbida. Poi ho utilizzato salviettine micellare struccanti sensitive di acqua di rose, questi mi sono piaciuti tantissimo, struccano veramente molto bene. E devo dire che quando io utilizzavo anche solo la BB cream, oppure non mi truccavo per niente, però come primo step io ho questa usanza di utilizzare la salviettina struccante, devo dire che mi lasciava la pelle anche addirittura un po' più luminosa. Ne ho sentito parlare molto bene dell'acqua micellare di questa linea, devo dire che mi ha incuriosito parecchio, visto che le salviettine, per quanto possano essere sciocche come step, mi hanno lasciato la pelle un po' più luminosa. Oltre a struccare bene e lasciarmi la pelle comunque non aggredita per nulla, ottime. Da prendere in offerta perché cacchiarola costicchiano un po' per essere salviettine struccanti. Terminate salviettine molto multiuso arricchite con aloe vera e camomilla di Esselunga, queste qua me le tengo in borsa per rinfrescarmi al lavoro, per rinfrescarmi le ascelle, rimettere il deodorante, per pulirli le mani, buone, non mi hanno dato problemi di nessun tipo. Terminate poi tre maxi, insomma, dischetti di cotone. Ho terminato questi della Carrefour, 100% cotone maxi 2, questi erano grandi, 40 pezzi, mi sono piaciuti, non si sono sfaldati, quindi va bene così. Dischetti di cotone della Coop che mi piacciono sempre sempre tanto. Scusate ragazzi, ho dovuto veramente chiudere la finestra perché si sta morendo di caldo, spero che comunque mi vediate bene. Allora, andiamo avanti. Ho terminato questi quadrotti della Licia morbido strucco, queste qua mi sono piaciuti molto, erano dei quadrotti semplicissimi, anche se non erano cuciti ai bordi comunque non si sfaldavano e quindi li avevo presi in offerta, ottimi. Come potete vedere ho terminato veramente tantissimi dischetti di cotone eccetera eccetera, perché li utilizzo non solo per struccarmi ma anche per utilizzare il tonico, le essence, per togliermi lo smalto dalle unghie, anche se oggi non ho le unghie smaltate, quindi vanno. Poi l'ultimo prodotto per i capelli, ho terminato questo rimedio di bellezza aceto illuminante senza parabeni, coloranti e siliconi al geranio di L'Oreal, questa linea Botanicals Fresh Care. Sono 150 ml di prodotto. Allora, non mi è piaciuto come prodotto perché comunque sui miei capelli non
ho visto differenza, è come mettere acqua fresca, non ho visto la luminosità del capello, non l'ho visto più bello, più sano, anche se non ho i capelli disastrati, lo sapete, però non mi è piaciuto e allora l'ho smaltito nell'impacco pre-shampoo semplicemente utilizzando questo prodotto al posto dell'aceto classico proprio nella preparazione. Non lo ricomprerò, costa anche 8 euro ma è un prodotto che non ne vale la pena assolutamente. Scusate, ma qua devo guardare le cosine. Poi, per quanto riguarda lo struccaggio, ho terminato questo struccante della Yves Rocher Pour Bluette. Voi lo sapete che a me piace tanto, non è uno struccante biologico, però quando apro uno struccante che magari non mi piace utilizzo questo, infatti ultimamente li prendo solo piccolini, ne ho in scorta altre due grandi, però piccolino è molto comodo perché comunque sono solo 100 ml di prodotto, ottimo struccante, strucca veramente molto bene, il trucco waterproof è il trucco normale, quindi ecco, per emergenze tengo solo questo, se ballate c'è sempre l'esercito dei gatti qua sotto. Poi un altro struccante per gli occhi, questo struccante occhi e labbra, detergente delicato bifase con latte di bio delattosiato, camomilla ed estratto di alfa bisabololo, questo qua del marchio Tuscany Farm, è un prodotto biologico, mi sono informata, infatti mi è piaciuto tantissimo. Questo è l'inci, se vi può interessare, visto che io ultimamente sono in ritardissimo con le recensioni singole, ma ragazzi da settembre riprenderò. Questa era la confezione interna, erano 150 ml di prodotto, mi è piaciuto moltissimo, aveva una profumazione stupenda, aia, anche il tappo è molto difficile da aprire, sì, aveva una profumazione stupenda, struccava molto molto bene qualsiasi tipo di trucco, anche i mascara di Essence, devo essere sincera che bene o male tutti mi struccano bene il mascara di Essence perché io non lo trovo molto strong e ne ho provati veramente tanti. Questo strucca anche il mascara waterproof di Kiko e mi piace molto, non lascia assolutamente patina unta, ovvio rispetto al bifasico di Yves Rocher ci mette un po' più di tempo, però per il resto è ottimo, non lasciava neanche la patina unta perché la composizione oleosa era molto inferiore rispetto alla composizione acquosa. Sicuramente lo ricomprerò, lo potete trovare alla Coop, spesso in offerta circa 5 euro, quindi ottimo. Poi per quanto riguarda, ancora struccaggio, ho terminato l'olio struccante di Sobio. Questo era un olio di argan anti-age certificato EcoCert e Bio Cosmetic, è un olio che utilizzavo per fare la doppia detersione. Questo non è un olio puro, all'interno contiene tanti altri olietti e a contatto con l'acqua si trasforma in latte. Una volta sciacquato non lasciava assolutamente la sensazione di aver applicato comunque un olio o aver effettuato un lavaggio con un olio, lascia la pelle perfettamente pulita, quasi come un detergente, quindi quasi sgrassata, passatemi il termine. Molto buono, struccava molto bene, come doppia detersione mi sono trovata benissima. Benissimo, non lo ricomprerò semplicemente perché ora ne ho altri olietti sempre struccanti da provare. Poi come detergente ne ho finito un bel po', allora ho terminato il detergente viso per pelli normali sensibili di natura equa acqua di tiglio. Questi sono 150 ml, 6 mesi di PAO, allora è un detergente che sembra piccolino per 10 euro, comunque la quantità è poca, però devo dirvi che ne basta veramente pochissimo, è estremamente delicato, non fa quasi per nulla schiuma, deterge veramente molto molto bene la pelle a fondo, infatti dopo quando passavo il dischetto con il tonico non c'era traccia di trucco. Non fa tirare la pelle, non la va ad aggredire proprio zero, secondo me è veramente adatto per le pelli secche, per le pelli sensibili, ecco, non dà nessun step di idratazione, però non vi fa neanche tirare la pelle. Devo dirvi che sì, sono 150 ml, ma sono ammortizzati comunque nel tempo parecchio. Io lo sto utilizzando da 3-4 mesi e mi è piaciuto molto. L'unica cosa che non ho apprezzato è la profumazione, perché la profumazione è troppo forte per i miei gusti. Però ecco, non è un detergente malvagio che vi consiglio sicuramente.
Un altro detergente che ho terminato è il Fito Gel Detergente Viso Ginseng e Rosa Canina. Questo era di BioQ, adesso io l'ho tagliato. Certificato IAB Vegan OK, non testa sugli animali. Questo prodotto lo potete trovare in La Moix, OVS. È un prodotto ottimo, sono 150 ml di prodotto, ovviamente un prodotto biologico. L'unica cosa è che la consistenza era particolare, sembrava di lavarsi con la polpa del gel d'aloe, e quindi quando lo applicavo sul viso mi cascava metà prodotto nel lavandino. Quindi per questo ho cominciato ad utilizzarlo poco alla volta con la spugnetta di mare. Fa tantissima schiuma, è quasi viscoso sul viso mentre lo si massaggia, però devo dire che lava benissimo, strucca benissimo, si sciacqua altrettanto facilmente, non lascia la pelle che tira, e la sento anche un po' più rivitalizzata, più sveglia, diciamo, dopo questo detergente. Mi piace la profumazione. Non sa di rosa, sì, forse leggermente, però devo dirvi che non è fastidiosa, quindi se non vi piace la rosa andate tranquilli, perché questa non è una rosa quella persistente, potente, ma neanche una rosa da cimitero. Poi, come struccaggio, ho finito sempre l'anti-pollution più detox gel esfoliante giornaliero di Yves Rocher. Questo l'ho tagliato, sono 125 ml di prodotto, costo si aggira 8 euro credo. Mi è piaciuto, devo dire che era un gel detergente esfoliante, appunto, che si poteva però utilizzare tutti i giorni per esfoliare la pelle, perché aveva un'esfoliazione molto blanda, molto leggera, non andava ad aggredire la pelle, ma allo stesso tempo andava ad esfoliarla leggermente e lasciava comunque la pelle molto liscia. Anche il detergente che il detergente in sé non era aggressivo. Io lo utilizzavo al mattino perché struccarmi di sera con un detergente esfoliante non mi piace come idea, perché utilizzo già tanti prodotti di sera, però al mattino mi piaceva, lo alternavo con altri prodotti e lasciava la pelle a lungo termine leggermente più luminosa e omogenea. Però ecco, tutto questo effetto detox anti-pollution io non l'ho visto. Ho provato altri detergenti detox anti-pollution, che poi vi mostrerò in un altro video sulla skincare, che mi hanno dato più soddisfazione. Questo sì, l'idea è buona, gli estratti magari anche, però nulla di che. Aveva anche un inci buono, però ecco, sinceramente per 8 euro preferisco aggiungere qualcos'altro e acquistare un prodotto biologico. Scusate, ma ho un pelo di gatto in bocca. Poi tonici, credo di sì. Ah no, un altro esfoliante che ho terminato è l'esfoliante di BioCare Skincare Light Scrub, crema esfoliante viso formula bio naturale. Questo è un prodotto che conteneva olio di argan e bava di lumaca, sono 100 ml di prodotto, io l'ho tagliato, certificato EcoCert e vegan. Mi è piaciuto molto, ecco, non lo definirei light perché questa è una crema esfoliante abbastanza strong. Non dico che è uno scrub da utilizzare una volta, anzi due volte al mese, perché non è così strong, però neanche utilizzarlo due volte a settimana, una volta a settimana bastava. Era una crema che andava massaggiata sul viso, la si lasciava in posa per 5 minuti, poi si sciacquava, la pelle era molto nutrita, un pelino più luminosa, ma ecco, devo dirvi che era talmente piena zeppa di granuli, e dopo averla lasciata in posa che la crema si seccava leggermente, dovevo per forza andare ad accarezzare la pelle e non massaggiarla, perché sennò rischiavo, secondo me, di graffiarlo. In ogni caso non mi sono mai graffiata con questo prodotto, mi sono trovata benissimo, lasciava la pelle liscia, morbida, levigata, come dopo ogni esfoliazione che faccio. Mi è piaciuta, potrei anche ricomprarla, peccato che non so se potrei trovarla, perché la trovavo nel negozio con la tesserina. Bene, passiamo ai tonici. Allora, ho terminato la mia acqua termale di Yonzak. Scusate, ho un po' di raffreddore. Questa è antiarrossante, antiirritante, rigenerante, ipoallergenica senza profumo. 300 ml di prodotto. È un prodotto che mi piace, mi è sempre piaciuta questa acqua di Yonzak, infatti non è la prima che finisco. Io le acque termali come le utilizzo? Le utilizzo per preparare i capelli per l'impacco pre-shampoo, quindi vado a inumidire i capelli proprio con l'acqua termale, perché credo che l'acqua sia troppo calcarosa, e se voglio dare un bel trattamento, se voglio fare un trattamento strong fatto bene,
vado a utilizzare un'acqua termale, perché comunque è un'acqua senza calcare, un'acqua che ha un quid in più. La utilizzo sul viso, la utilizzo dopo la depilazione, la utilizzo per rinfrescarmi, insomma faccio mille usi. La utilizzo anche per nelle maschere in polvere, la utilizzo anche per diluire gli idrolati. Ottima! Questa è un pelino più salata rispetto agli altri che ho provato, perché è adatta alle pelli normali e anche grasse. Va a restringere leggermente i pori, però ecco, come acqua mi piace tantissimo e sicuramente andrò a ricomprarla. L'unica cosa è che ha uno spruzzino un po' killer. Poi ho terminato due tonici. Ho terminato il tonico di Dr. Konopkas, questo qua idratante che contiene vari estratti di rosa, contiene viola, contiene aloe. Allora, questo è vegano, certificato BDH, lo potete trovare da Roberta su Bio Emporio Natura, costa pochissimo. Sono 200 ml di prodotto, è un buon prodotto, un buon tonico, svolge la sua azione, ovvero andare a ripristinare il film idrolipidico della pelle. Va leggermente ad idratare, però bisogna utilizzarne poca, perché sennò fa schiumetta e appiccica. Non ho visto altri effetti che vedo solitamente con i tonici alla rosa oppure idrolati di rosa, però non è un tonico malvagio. Per 4 euro potrei ricomprarlo per tenerlo lì come un tonico da battaglia. Il tonico che invece alla fine dei conti non mi è piaciuto è questo della linea assoluta di Natures. Questo era un tonico non biologico, ma non conteneva tutte queste schifezzuole. È un tonico che nei promossi e bocciati vi ho detto che non sapevo che cosa facesse questo tonico. Lo volevo utilizzare fino alla fine e devo dirvi che per me no alla fine. Questo promette tonificare e illuminare il collo, riequilibrare e affinare la grana della pelle. Sono 150 ml, contiene iris florentina. Devo dirvi ragazze che su di me non ho visto nessun effetto, anzi sì, ho visto un effetto riequilibrante della pelle come ogni tonico ha questa azione, ma nulla di più, e sinceramente mi sento di bocciarlo perché costa 15 euro. Se io voglio un'azione riequilibrante sulla pelle e nient'altro, utilizzo un altro tonico. Questo secondo me per il prezzo che ha è una grande ciofeca, quindi non lo ricomprerò assolutamente. Poi come tonico ho finito anche l'acqua costituzionale di Mirtilla della Saponaria. Questa era un'acqua costituzionale perché preserva tutti i principi quando viene estratta. Sono 50 ml di prodotto certificato cosmetici biologici, adatta per le pelli secche e sensibili. Assolutamente vero, perché era un'acqua che andava ad idratare veramente la pelle. L'ho utilizzata sia prima dell'essence, dopo l'essence, anche sopra una crema idratante a volte anche per rinfrescarmi, e devo dire che non ha alterato in nessun modo i trattamenti che facevo, non mi faceva uscire dei sfoghi sul viso e soprattutto non mi dava fastidio alla pelle. Sì, andava ad appiccicare un pochino, però questo appiccicume dopo un po' svaniva. A me non dispiaceva sicuramente, ovvio, ecco, se devo andare a truccare e utilizzo questo per fissare il trucco, no, però come tonico è stato fantastico. Pelle molto idratata, pelle leggermente più liscia e molto compatta, ottima, e l'ho trovata anche parecchio lenitiva quando avevo i miei sfoghi. Parlando di sfoghi, mi è uscita il cataclisma in faccia, perché uno sbalzo termico pazzesco e la mia pelle ne risente tantissimo. Sì, ha un prezzo alto, però sinceramente io la ricomprerei. Non l'ho utilizzata con lo spruzzino perché è uno spruzzino che spruzza male, cioè vi bagna o non vi arriva, cioè lo spruzzino è terribile, però l'acqua era ottima. Ho terminato anche l'essence di Alverde, acqua gel, questa qua. Non so dove ho lasciato la scatolina, sono 75 ml di prodotto, certificato Natro e Vegan. Era un essence dalla consistenza, quindi aveva una texture acquosa e gelosa, quasi gelosa, un po' più spessa, quindi bisognava stenderla con un batuffolo di cotone, se no cascava giù. Lasciava la pelle abbastanza idratata, anche se contiene l'aloe non lasciava la pelle tirata. Non ho visto questa idratazione eccezionale che deve dare un essence, però ecco, da un essence da 3 euro non potevo pretendere molto. Conteneva l'alcol al secondo posto se non erro, ma non mi ha dato tanto fastidio. È un prodotto buono, però secondo me ce ne sono dei migliori. Però in ogni caso potrei ricomprare un altro tipo di essence, di Alverde per esempio. Passiamo alle creme ragazze. Allora, ho terminato, cominciamo dai sieri.
due si è riviso, anzi tre, sì. Uno è questo qua della saponaria No Age contorno occhi e labbra. Questo è un prodotto biologico, ormai lo conoscete tutti, certificato biologico, vegano. È un contorno occhi e labbra che mi è piaciuto moltissimo, il packaging è fantastico. Io l'ho utilizzato sia contorno occhi, contorno labbra, ma anche sul viso. Sono 15 ml, quindi è durato uno starnuto, però mi è piaciuto l'effetto. La zona del contorno occhi l'andava ad idratare intensamente. Il contorno labbra lo andava a idratare, sul viso invece si dava quel quid di idratazione ma lasciava la pelle super liscia, quindi in periodo più caldo era ottima anche come base trucco, non la risudavo né niente, ottima, mi è piaciuta. Potrei anche ricomprare questo siero perché veramente è fantastico. Non era iper idratante sul viso, ma quello che mi ha colpito di più era la sua idratazione nella zona del contorno occhi. Se lo ricomprassi, lo comprerei solo per utilizzare per esempio come base per il contorno occhi. Poi un altro siero che ho terminato è questo di Bionova, siero contorno occhi e labbra al melograno e olio di argan. Vedete scritto novembre perché io l'avevo acquistato a novembre, cioè aperto a novembre, scusate, oggi blatero, ma non mi era piaciuto, poi l'ho accantonato e l'ho ripreso in estate. È un buon siero, non è il siero migliore del mondo, è trasversale perché lo si può utilizzare sia contorno occhi, sia contorno labbra, sia sul viso, quindi praticamente avete tre prodotti in uno. Però secondo me aveva qualche pecca nella formulazione, perché al secondo posto conteneva aloe e va bene, però questo è uno di quei classici prodotti che vi fanno tirare la pelle tantissimo, vi creano dei grumetti sia con poco prodotto che con tanto prodotto, quindi è una cosa un po' fastidiosa. L'idratazione era ok, per questo periodo di caldo andava benissimo, però ecco di inverno assolutamente no. Non lo ricomprerò perché questa cosa con l'aloe non mi è piaciuta. Cosa importante che non mi ha fatto uscire dei sfoghi, irritazione o brufoletti, però ecco non mi ha colpito il cuore. Un altro siero che ho terminato è questo di Bioert alla camomilla, certificato IAB. Questo è un siero che ahimè non mi è piaciuto per niente. L'ho acquistato su Ecoverde, sono 5 ml di prodotto per il prezzo di 6 euro se non sbaglio. Aspettate che non riesco a tirarlo. Questa era il pack. La consistenza era molto gelosa, ecco, è rimasto qualcosa sulle pareti. Ne bastava veramente poco perché poi a contatto con la pelle si scaldava, quindi anche quella lacrima che applicavo riuscivo a coprire benissimo il viso e collo. Perché non mi è piaciuto? Perché mi pizzicava il viso, mi ha fatto uscire tante irritazioni e tanti rossori, invece di calmare ha fatto l'effetto contrario. Cosa che non mi è piaciuta affatto ovviamente e che non riesco a spiegarmi, perché io alla camomilla non sono allergica. Non sono allergica a nessun ingrediente di questo prodotto, questo in inci, se riuscite a vederlo è questo. Però ecco, invece di calmarmi ha fatto l'effetto contrario, quindi sono rimasta parecchio delusa e sicuramente non lo ricomprerò. Spero che siano ottimi gli altri due sieri piccolini che ho preso, perché se no siamo messi male. Poi contorno occhi ho terminato questo di Natura Verde Bio rigenerante intensivo. Questo è un prodotto biologico certificato ICEA appunto, costa 6 euro, è un contorno occhi che quando l'ho preso, allora l'ho aperto all'inizio di primavera perché pensavo di utilizzarlo, allora nella mia testa pensavo che era un contorno occhi molto molto idratante, visto che io in primavera soffro di allergie, mi si secca tantissimo il contorno occhi, più del solito, visto che comunque io nonostante i miei 24 anni ho un contorno occhi secco dato per genetica, questo prodotto allora mi andava leggermente a idratare, sì, anche se aveva una texture parecchio corposa, però poi si scomponeva. In estate è stato un disastro perché non lo potevo utilizzare di giorno, mi andava a pizzicare tantissimo il contorno occhi, quasi sentivo la sensazione di bruciore. Non mi si arrossava il contorno occhi, però avevo questa sensazione che non mi è piaciuta per niente. L'ho smaltito facendo impacchi proprio al contorno occhi, non l'ho lasciato molto in posa perché io ho veramente il terrore di lasciarlo agire tipo per tutta la notte. Però quello che volevo dire è che non è un idratante intensivo, anche nel periodo quando non avevo questo problema di bruciore,
dato da questo contorno occhi, non era così tanto idratante da reputarlo intensivo, cioè è un buon contorno occhi idratante, ma nulla di stratosferico da come si può intuire dalla dicitura, insomma, ecco. Poi ho terminato il gel idrogel viso e collo shine, che adesso si è sporcato non so di cosa. Questo è un prodotto che non mi è piaciuto, era un gel che tecnicamente doveva andare a idratare la pelle, invece non la idratava. Io lo applicavo, la pelle se lo beveva e cominciava a tirare. Dava luminosità sì, perché era un po' perlescente, però continuavo a rimetterlo e continuavo a sentire la pelle che tirava, cioè era un continuo, quindi l'ho smaltito utilizzandolo sul corpo per enfatizzare la bronzatura, ma è un prodotto che non mi è piaciuto per niente. Poi come creme ho terminato anche la crema idratazione intensa di Gelsomino di Provida Bio. Praticamente ho preso questa crema e l'altra crema di Yoga per al mare, perché non sapevo quale dei due mi sarebbe stata utile di più. Mia mamma l'ha aperta, quindi ho detto vabbè, proviamo questa. Terribile, oltre ad avere una profumazione che non sa di gelsomino ma sa di incenso, era troppo grassa, cioè ok, una crema che dà un'idratazione intensiva va bene, ma questa non si assorbiva mai, creava una patina sul viso e ti sporcava i capelli, il cuscino, tutto. A mia mamma, che ha una pelle molto più matura della mia, non gli è piaciuto, quindi io l'ho utilizzata come crema per i piedi e crema corpo, e devo dirvi che è stata fantastica, praticamente sembrava un burro corpo. Per il corpo è stata ottima, ma per il viso, Cristo santo, no. È un prodotto biologico, non testa sugli animali, però ecco, no, per il viso non ve lo consiglio. Poi ho terminato la BB Cream di Sobio al latte d'asina. Questo è un prodotto biologico nella colorazione 01. È un prodotto che alla fine dei conti non mi è piaciuto per niente. Allora, all'inizio sembrava di applicare una crema colorata che andava a uniformare la pelle, va bene. Poi di estate è stato uno stress assurdo, continuava a risudarla, non si asciugava mai, si infilava dappertutto, mi creava delle pellicine, mi andava a evidenziare la peluria e mi si infilava anche nelle pigliette, cioè terribile, terribile, e poi continuavo a risudarla. Ora, non è stato un problema della mia pelle, perché io quest'estate ho utilizzato siero, crema e protezione solare di Purofi sopra, e poi mi ci sono anche truccata a volte e non mi ha mai dato fastidio. Quando utilizzavo questa sembravo un porcellino alla griglia, cioè assolutamente non mi è piaciuta, e non ricomprerò sicuramente questa o la CC cream, eccetera eccetera. Poi ho terminato la maschera di L'Oreal Argilla Pura, texture in crema, azione illuminante, pelle rigenerante, era di questo colore arancione. Sì, una buona maschera, devo dire che non prediligo queste maschere che sono due in uno, perché se mi va di fare una maschera, perché devo anche sfogliare il viso, ecco, sì, l'ho comprata, però ecco, dettagli. Sì, andava a sfogliare molto bene il viso, non faceva un'esfoliazione profonda, ma non faceva neanche l'esfoliazione così, così blanda. L'ho tenuta anche in posa per tantissimo tempo ed è vero che non si secca assolutamente sulla pelle, però non ho visto questa luminosità particolare o questo effetto rivitalizzante. Sarà perché io ho sempre la pelle luminosa, ma è stato un pochino inutile. Lì va bene perché comunque andava a sfogliare. Poi ho terminato il bagno doccia, la mini taglia di Apple Beers. Questo era il bergamotto e tè verde, l'avevo trovato in una box di Lovelula, buono, mi è piaciuta la profumazione, si sentiva tantissimo il tè verde, ha lavato molto bene, ma comunque una mini taglia, non vi posso dire altro. Ho terminato anche la crema per le mani di Galinè. Questa è una crema che sempre ho trovato in una box, mi è piaciuta un casino, sono 5 ml di prodotto. Inci e comunque naturale senza schifezzuole, aveva una profumazione fiorita fantastica, andava a idratare molto molto bene le mani, rendeva la pelle molto elastica, si asciugava in fretta, non lasciava la patina, quindi si poteva andare a pigiare tranquillamente. Mi è piaciuta tantissimo. Poi passiamo invece ai campioncini che ho terminato. Allora, maschere facciamo prima. Aiuto. Dai, scusate, ma mi casca tutto per terra. Allora, ho fatto
la maschera di Orgade anti-aging e idratante, questa qua. Questa è una maschera che mi ha regalato Elisa nel mio ultimo ordine, che è stato piccolissimo, poi ve lo farò vedere in un altro video. La confezione era questa, qua c'era scritto di tenerlo 30 minuti in posa, era ben impregnata di prodotto, questo è l'Inci, se vi può interessare. Mi è piaciuto molto perché aveva un tessuto molto imbevuto, molto particolare, non sembrava cotone, sembrava quasi carta bagnata, elastica, non lo so, però era di una dimensione perfetta per il mio viso, perché le altre maschere in tessuto li devo sempre piegazzare ai bordi perché sembra un faccione, io non ho un faccione, boh. Questa era perfetta, era molto imbevuta, quindi colava un pochino sul collo, ma intanto mi ha fatto il trattamento anche al collo idratante. La pelle è risultata molto idratante e c'era tantissimo siero nella busta, tant'è che poi ho utilizzato il siero nei giorni successivi. Ottima, ho utilizzato anche la Hydra Bomb di Skin Active. Questa è una maschera che mi piaciucchia, ogni tanto all'occorrenza la faccio, idrata molto bene e lenisce leggermente, insomma nulla di che. Poi ho terminato altre due maschere che adesso qualcosa ha perso, sono zozze, anzi tre maschere. Ho terminato questa al Q10 di Dermal, scusate lo stato ma ha perso qualcosa. Questa era leggermente compattante ma idratante, sapete che tutte le maschere di Dermal su di me sono idratanti. Questa qua, non so che cosa sia, però è stata super fantastica perché è andata a idratare, a compattare la pelle ma soprattutto ad illuminarla tantissimo. E questa, il green tea, al tè verde, mi è piaciuta perché aveva un buon effetto idratante e rinfrescante. Poi ho utilizzato anche la maschera viso argilla pura di Vestaglia. Mi è piaciuta molto, questa era nutriente, veramente ha lasciato la pelle nutrita, non mi ha fatto uscire i sfoghi. Quella che mi è piaciuta di più è questa qua, anti-age. È stata fantastica, mi ha lasciato la pelle nutrita, levigata e compatta, veramente fantastica, non me lo aspettavo. Poi ho utilizzato di My Mask la Hydra Rich idratante intensiva, che per me è molto nutriente, su di me scusate. Poi di Vive Verde Coop ho utilizzato la maschera purificante, allora è una maschera mediamente buona, nel senso che un campioncino secondo me è poco, perché con un campioncino la maschera si asciuga in un minuto neanche, quindi andavo a reidratarla sempre. Non mi è andato ad aggredire la pelle, però ecco, sì, me l'ha lasciata leggermente purificata, leggermente liscia, però ne ho provate di meglio, sinceramente, di maschere purificanti. Poi ho utilizzato anche la maschera idratante rinfrescante, sempre di Vive Verde Coop, questa è terribile, vi mostro l'Inci, come potete vedere al secondo posto all'alcol, infatti l'azione rinfrescante era data dall'alcol, non da qualcos'altro. Era una maschera che non riuscivo a stendere perché cadeva a pezzi, era tipo un gel grumoso e non mi è piaciuta perché non ho visto nessun effetto, anzi mi ha fatto uscire qualche irritazione sul viso, non mi è piaciuta per niente. Poi ho terminato i patch occhi di Actimask alla bava di Lumac in Hydrogel, non ho visto nessuna azione, come tutte le maschere di questo marchio di Hydrogel, perché sì, mi lasciavano la zona del contorno occhi leggermente più liscia, ma sarà perché quando applichi un idrogel e poi lo togli ha questa sensazione, se no non faceva nient'altro e non le ricomprerò. Passiamo ai campioncini, ragazzi, veloci. Allora, ho finito la saponetta di Natura Equa all'olivo, mi è piaciuta molto, ci ho lavato i pennelli e non mi ha dato nessun fastidio neanche alle mani. Ho utilizzato la BB Nude di Mossa, questa era molto buona, andava a uniformare l'incarnato, però la pelle non l'ha, cioè nel senso non se l'ha mangiata, io alla sera poi l'ho struccata tranquillamente, dava un effetto luminoso non male, comunque lasciava la pelle idratata. Gel gambe leggere di Bioficina Toscana, un campioncino insulso perché sì, è un gel però non è rinfrescante, cioè lo si assorbe e ciao. Poi ho utilizzato un'altra maschera nutriente rassodante di Vive Verde Coop, questa mi è piaciuta un pelino di più rispetto alle altre, molto idratante, un pochino nutriente secondo me, però grazie alla calendula mi andava a lenire anche il rossore, in questo periodo la pelle che diventa paonazza ogni 2x3. Poi ho provato la crema alle rose di Melvita, mi è piaciuta tanto, mi ha lasciato la pelle molto idratata e liscia.
Poi di Eteria ho provato il contorno occhi, anche questo mi è piaciuto molto perché mi ha lasciato la zona del contorno occhi molto idratata, aveva una texture portabilissima, cioè portabilissima di giorno per esempio, si poteva utilizzarlo al mattino, non dava nessun fastidio. Mi ha lasciato il contorno occhi idratato fino alla sera, quindi ottimo. Di Madera ho provato il sapone mani al gelsomino che ho anche in full size, molto buono, fa tantissima schiuma, ne basta poco prodotto e ragazzi, per essere un sapone mani lascia la pelle morbidissima, bellissima. Infatti ho comprato questi saponi per utilizzarlo sul viso, ma comunque anche nel sito di Madera c'è scritto che si può utilizzare per il viso. Un campioncino che mi è piaciuto tantissimo, sicuramente quando avrò possibilità lo comprerò per l'estate prossima, è il gel idratante sempre di Madara. Questo era un gel bellissimo, nel senso aveva una texture fresca, molto fluida, si spalmava facilmente sul viso, la pelle lo assorbiva subito, anche se qua l'aloe è al secondo posto, non mi lasciava la pelle che tirava, cioè che tirava, non mi lasciava la pelle che tirava appunto, non mi creava i grumetti e vi dirò, io l'ho applicata al mattino e mi ha idratato il viso tutto il giorno perfettamente senza risudarla, senza farmi uscire schifezzuole, senza farmi lucidare, anche se io non mi lucido praticamente mai. È adatta per le pelli problematiche e grasse, ma io prossima estate, se farà ancora caldo equatoriale, io la utilizzerò perché è ottima. Poi secondo me tenerla in frigo di estate è una goduria. L'ultimo campioncino che ho terminato è questo di Bio Bio Baby crema lenitiva di Pilo Giancarezza. Lo sapete che mi piace tanto, l'ho acquistata anche in full size, è un prodotto, è una crema molto leggera dalla texture, però è molto idratante e molto lenitiva, ne basta poco e con questo campioncino ho fatto 3 applicazioni, me ne sono innamorata, infatti l'ho ricomprata. Stasera la vado appunto ad applicare perché ho un viso che lo sento bruciare. Vi volevo mostrare anche qualche prodottino per la casa, pochissimi. Allora, vorrete prendere queste tavolette di vicinette con candeggina, pulisce, igienizza, sbianca con bicarbonato extra freschezza, buonissime, perché sbiancano veramente il WC ogni volta che tirate l'acqua, c'è un profumo di candeggina, va a disinfettare bene il WC, quindi vi sembra, e secondo me anche è vero, che prolunga la pulizia del water più a lungo. Ovvio, il WC ogni sera va comunque igienizzato e pulito, però anche il fatto che ogni volta che tira lo sciacquone si fa un giro di candeggina bicarbonato è ottimo. Poi i miei gatti, voi spesso mi chiedete cosa mangiano i miei gatti, vi faccio vedere solo una cosa, però se vi interessa vi faccio un video di Pet Edition, che cosa hanno terminato i miei amici, fatemi sapere se vi interessa così so se girarlo o buttar via la roba. Intanto vi mostro che loro hanno finito questi biscottini all'erba gatta di Jim Cat, 1,99 euro, costano, lo trovate nei negozi di animali, sono dei biscottini, io do 2 biscottini ogni giorno ai miei gatti, aiutano con il pelo che accumulano nell'intestino, devo dire che funziona anche comprare la vaschetta, piantare l'erba gatta dentro essa e se la mangiano come se non ci fosse un domani. L'ultimo prodotto che vi mostro è questo Bio Rice Cakes, insomma sono le gallette di riso ricoperte di cioccolato e cocco. Allora, io odio mangiare i dolci, però ho dei periodi che mi viene proprio lo schizzo come una donna incinta e devo mangiare qualcosa di dolce. Queste sono buonissime, se amate cioccolato, latte e cocco, corretto a prenderlo, lo trovate dalla Lidl per veramente una sciocchezza e raga, andate a comprarlo. E niente ragazzi, questo è stato il mio video dei prodotti finiti di agosto, spero di esservi stata utile, fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete già provato questi prodotti, mi raccomando se vi va passate anche dalla Stefania perché anche lei finisce sempre tantissimi prodotti, io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima, ciao belle.